Buongiorno a tutti e benvenuti a Regioniamo. Vorrei innanzitutto ringraziare i nostri telespettatori per i fax e le telefonate che riceviamo, che ci testimoniano l'interesse dei temi che trattiamo. Il testimonial di questa settimana è stato un grande del mondo del calcio, Dino Zoff, campione del mondo con la nazionale italiana e anche molto legato alla sua terra d'origine, il Friuli. Vediamo il servizio di Claudia Mazzola. Girea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! We are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Se dovesse descrivere la sua regione ad una persona che non la conosce, come la descriverebbe? Ma io credo che il Friuli ha tutto, ha dal mare, ha monti, campagna, collina, quindi direi che cultura del vino, direi che è quasi il massimo. Poi dopo teniamo conto della gente che esprime, insomma, mi sembra che questo possa valere una visita in Friuli. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. I friulani sono molto attaccati alle radici, quindi certamente ho sentito questa mancanza, questa sensazione autentica di persone serie, di concretezza, di sostanza, diciamo, in un mondo così esasperato dove le parole, le chiacchiere volano, ormai si pesano più della sostanza, e questo mi è pesato di più. Adesso le manca più il pallone o la sua regione? Ma mi mancano tutte e due, perché insomma non lavorare, sì, non sono giovanissimo, però il pensiero di non lavorare mi pesa. Se dovesse essere presidente della sua regione per un giorno, che cosa farebbe? Ma io credo che il Friuli stia facendo bene senza i miei consigli. Io credo che magari sarebbe sponsorizzare la friulanità e quindi questo modo di essere seri, lavoratori, concreti. E ha l'opportunità di fare una domanda al presidente della sua regione, che cosa gli chiede? Ma io non gli chiedo assolutamente niente, perché il Friuli non... in genere i friulani non chiedono mai. Oggi siamo in collegamento dalla sede RAI di Genova con il presidente della Regione Liguria, Sandro Biasotti. Presidente, buongiorno e benvenuto a Regioniamo. Immagino che anche lei sia appassionato del calcio. Per quale squadra tifa? Sì, è un grande appassionato, tifo per la Sampdoria. E quindi anche con dei ricordi splendidi, ricordo che abbiamo vinto uno scudetto, una squadra di provincia, è una grandissima soddisfazione. I tifosi ricordano la grande Sampdoria, quella di Mancini e Vialli. Pensa che quest'anno avrete delle buone opportunità di tornare in Serie A? Ma guardi, la Sampdoria che fa riferimento lei è una squadra irrepetibile, un grande presidente che non c'è più, Mantovani, un allenatore, Boscov, che tutti ricordiamo. Quella di quest'anno è di nuovo gestita da un grandissimo presidente, per fortuna, che si chiama Garrone. È una squadra attualmente in Serie B, ma sono sicuro, siamo in testa alla classifica, potremo ritornare in Serie A, anche se rivincere lo scudetto obiettivamente lo vedo molto difficile.
L'immagine della Liguria è legata a quella del Basilico, così come a quella del suo mare. Qui un microclima particolare favorisce la crescita di alcune piante di basilico dal profumo inconfondibile, con cui si prepara il celebre pesto. Ma quest'estate due multinazionali hanno brevettato, col nome di Genova e Sanremo, due piantine di basilico. A questo punto la regione e gli enti locali sono insorti e sono riusciti a far ritirare il brevetto. Vediamo il servizio di Sergio Carrara. Possiamo dire che l'abbiamo fatto mangiare a sua santità il Papa. Quindi così. Sì, una salsa da Papa. Il pesto, il trionfo della cucina genovese, fatta di ingredienti umili ma di sontuosi profumi. Soprattutto il basilico ligure, che qua vedete già. Poi, naturalmente, olio extravergine d'oliva, parmigiano reggiano, pecorino sardo, naturalmente tutto stagionato, aglio, pinoli, sale grosso marino, mortaio e pestello. E il segreto in questa pianticella tropicale, che può essere coltivato ovunque, ma solo qui tra la montagna e il mare ha trovato la sua consacrazione. Se noi prendiamo i semi del basilico che noi abbiamo qua in Liguria, lo seminiamo da altre parti, non otteniamo lo stesso risultato, pur essendo la stessa varietà. Tanto che le multinazionali hanno tentato di brevettare il loro basilico con nomi della Liguria, Sanremo, Genova, ma sono stati respinti prima ancora che dai ricorsi alla Comunità Europea da una sollevazione generale. Il basilico significa profumo di casa per i liguri. Per non rinunciare a un pesto come Dio comanda, gli chef genovesi anni fa si trasformarono addirittura in contrabbandieri a New York. Nel 92, nei 500 anni che ricorreva la scoperta naturalmente dell'America, e io ho rappresentato la cucina genovese, ligure, italiana, ma cosa dovevo portare io per portare qualcosa di veramente che partiva da Genova come partito Cristoforo Colombo? Il pesto. Però gli Stati Uniti le salse fresche così non le lasciano passare, non c'è niente da fare, non c'è permessi che tenga, non c'è autorità che tenga. Allora cosa ho fatto? Io me lo sono preparato, me lo sono messo via nelle valigie come se fossero cose normali che uno si porta dietro, e quando sono arrivato alla dogana mi sono infilato in mezzo a tutto il gruppo naturalmente dei liguri che andavano là. Nel momento hanno detto niente, io ho detto non ho niente da dichiarare, una cosa o l'altra, sono passato, ho fatto finta che fossero leggerissime, invece avevo quasi 30 kg di roba, ho fatto l'indifferente e sono riuscito a passare. Coltivare il basilico costa fatica, tanta nelle serre abbarbicate alla collina, e sono troppi quelli che lasciano, che non ce la fanno più. I giovani sì, purtroppo siamo qua sul territorio, però siamo 5-6, non di più, perché come dicevamo i problemi, uno, investimenti, cioè un giovane che dovesse partire da zero ha dei costi troppo alti e non si ci mette neanche. Amore. E questo è il rovescio della medaglia di una storia davvero unica. Il basilico che tanta fama ha dato alla Liguria non può e non deve essere dimenticato. Se arrivasse qualcosina di più di finanziamento, specialmente per noi giovani o altri giovani che vogliono insediarsi in agricoltura, tutto ben venga. Allora, Presidente, per ora il pesto è salvo, ma ha già la DOP, cioè denominazione origine protetta, la certificazione DOP? No, non ce l'ha ancora. Ci riferiamo al basilico e per questo abbiamo sentito anche le problematiche del giovane di Genova, nel senso che ci era impedito la denominazione DOP dalla registrazione, come diceva lei, di questi due multinazionali che avevano registrato nomi liguri, e questo impediva la registrazione nostra. Per fortuna, dopo una battaglia serrata, anche con un piccolo boicottaggio, siamo riusciti a far recedere una grande multinazionale svizzera e un'altra tedesca, che hanno spontaneamente, cosa che non era ancora successa, hanno receduto dalle loro registrazioni, e quindi oggi siamo in discesa per quanto riguarda la richiesta di DOP per il basilico.
cosa diversa è il pesto, che potremo ottenere subito dopo. Quindi abbiamo due passaggi diversi, però molto molto interessanti per i nostri produttori e per le nostre caratteristiche della regione. Vorrei ricordare che i prodotti tipici in Liguria sono ben 208, tra cui la celebre focaccia di Recco. Che cosa fate per tutelarli e per promuoverli? Ma intanto facciamo grande promozione. Io ricordo alcuni mesi fa, in occasione dell'inaugurazione della nostra Casa Liguria a Bruxelles, ho invitato il presidente della Commissione europea Prodi e tanti altri importantissimi rappresentanti del Parlamento europeo e abbiamo offerto loro la focaccia al formaggio. È stata un successo. E tra parentesi si è costituito da pochi giorni il comitato per la richiesta anche per la focaccia al formaggio della DOP. Un'altra caratteristica unica, perché anche come per il pesto la focaccia di Recco viene bene solo a Recco. E quindi con queste caratteristiche cercheremo insieme al comitato di ottenere un'altra DOP. All'origine dei prodotti tipici c'è l'attività agricola. Trasferiamoci ora in Sicilia, dove la regione ha deciso di finanziare i giovani imprenditori agricoli. Il servizio è di Francesca De Martino. Che c'avi lo musso, e lo musso c'avi dei bui. Io stanotte me lunzennai, musso curcata con voi. Terra, sole e mare, tutto questo è Sicilia. Gli antichi raccontano che qui Proserpina fu rapita da Plutone, dio degli inferi. Quando poi la fanciulla tornò, la terra riprese a germogliare. Allora, come oggi. C'è un giardino a mezzo di luma. Sono i giovani, i nuovi protagonisti del rilancio agricolo in Sicilia. A loro la regione ha deciso di distribuire parte degli ultimi fondi europei stanziati fino al 2006 per le aree più povere. Come? Attraverso concorsi banditi dalla regione stessa, favorevole a promuovere l'insediamento delle nuove generazioni in agricoltura, ancora oggi attività principale della Sicilia. 25.000 euro, questo è il contributo previsto per ogni singolo imprenditore. Una somma esigua, ma pur sempre utile, elargita dalla regione in due diverse tranche. 25.000 euro per cominciare un'azienda agricola non bastano di certo, però certo fanno comodo per cominciare e cominciare con piccoli appezzamenti. La mia azienda è di ben 30 ettari, di cui 15 sono stati dati da mio padre e 15 sono in affitto. Questi soldi sono stati investiti in sementa e concimi per poter così cominciare una piccola coltura. Quanti anni hai? 21 anni. Secondo i dati elaborati dalla Coldiretti, solo con il bando del 2002 ai giovani imprenditori sono arrivati ben 30 milioni di euro. Ma gli investimenti della Sicilia non finiscono qui. Abbiamo previsto una serie di interventi infrastrutturali, un piano di riordino fondiario perché le aziende si possano accorpare e soprattutto abbiamo previsto una serie di misure perché le aziende possano fare degli investimenti, possono trasformare le produzioni agricole siciliane, ma ci sia anche un percorso per tipicizzare le produzioni siciliane che molto spesso non sono né conosciute né apprezzate dai mercati. Dove vivo non c'è il mare, sulle case sempre neve, solo nebbia e vento freddo. Autonomia, questa è la parola chiave per una regione propensa oggi a gestire le finanze in modo più concreto, ma soprattutto moderno. Abbiamo imparato una grande lezione dalle esperienze passate. Finché lo Stato o la comunità intervenivano con una filosofia eminentemente assistenziale, oggi invece si mira allo sviluppo. Con i fondi di Agenda 2000 incominciamo ad intravedere qual è il destino e la strada del prodotto finito siciliano attraverso la creazione di una grande industria di trasformazione. L'attività agricola è molto importante anche in Liguria. Avete anche voi delle iniziative regionali per favorire e aiutare chi decide di vivere e lavorare in campagna?
Sì, certamente, anche se le nostre caratteristiche sono particolari. Voi sapete che la Liguria è una terra molto vicino al mare, con questi terrazzamenti e quindi con delle caratteristiche un po' diverse, a parte la piana di Albenga ed un'altra piana nella provincia di La Spezia. Sì, anche noi abbiamo dei fondi europei per i prossimi 4 anni che abbiamo, fra virgolette, bruciato in pochissimo tempo, visto il grande interesse che c'è per un'attività imprenditoriale agricola. Abbiamo aiutato i giovani, abbiamo istituito un tavolo verde e quindi direi che su questo aspetto siamo in prima linea. È importante per noi, per esempio, alcune caratteristiche, la floricoltura, dove siamo leader in Europa in concorrenza con l'Olanda, e poi tutta una serie di prodotti caratteristici che vanno, come dicevamo, dal basilico ai carciofi, a alcune tipologie di patate, di castagne, insomma. Devo dire un'agricoltura soprattutto rivolta verso il biologico su cui stiamo molto attenti. Presidente, ma la Liguria è anche la regione della piccola e media impresa e lei prima di occuparsi di politica è stato imprenditore. Come vede lo sviluppo economico della sua regione in questo momento? Ma certamente noi sentiamo anche delle influenze negative della situazione mondiale, come tutte le altre regioni. Abbiamo però degli aspetti positivi. Per dare un esempio, la disoccupazione in Liguria negli ultimi anni è passata dal 12% al 7%. Quindi anche nel 2002, un anno diciamo orribile per quanto riguarda l'economia, alcuni segni positivi ci sono. È evidente che le caratteristiche della nostra regione non contemplano la grande industria con la quale stiamo combattendo per risanare l'ambiente. La nostra caratteristica è la valorizzazione e lo sviluppo della media e piccola impresa. Devo dire che il territorio è molto vivace, c'è una buona manodopera, c'è una buona possibilità, ci sono ancora aree a disposizione, quindi l'invito che faccio: venite a intraprendere in Liguria, dove si vive bene, si mangia bene e si lavora bene. La Liguria è una regione che, grazie al clima particolare di cui parlavamo prima, può contare anche su un turismo che si svolge nei 12 mesi dell'anno. Sì, chiaramente abbiamo ancora il problema del turismo che si ammassa nei mesi estivi, con delle punte di addirittura oltre 10 milioni di turisti che ogni anno vengono nella nostra regione. Adesso interesse di questa amministrazione regionale di far sì che vengano anche durante gli altri mesi per valorizzare le bellezze che ci sono anche in pieno inverno. Noi abbiamo delle caratteristiche, borghi medievali, delle caratteristiche di cultura eccezionali, bellezze artistiche, oltre al santuario dei cetacei e oltre, mi viene in mente, devo dire, tutta la costa, tutto l'entroterra. Vediamo ora un servizio dove un'associazione culturale genovese deve farle una proposta. Ritorno al dialetto. La proposta sembra riportare al passato, eppure proviene da un'associazione autorevole. Un riscatto dopo anni in cui è stato quasi cancellato, denigrato, dimenticato, ignorato, a vantaggio dell'italiano e soprattutto delle lingue straniere. In Liguria, la Maona, associazione senza scopo di lucro, che ha tra le sue finalità quella di proporre la diffusione della cultura del dialogo, ha chiesto ai politici regionali il rilancio del genovese e del ligure. O sei che o genese, è una lingua d'estate. È stata la lingua della Repubblica di Siena, finché anche lei esistia. E i politici hanno ben accolto la richiesta. Oggi c'è una proposta di legge, un testo molto articolato. Io, come Presidente del Consiglio, l'ho messo a disposizione dei gruppi politici che fanno parte del Consiglio regionale e ho visto che gli stessi gruppi hanno già depositato la proposta di legge, quindi c'è un atto formale. Così, ben presto, sarà istituita la giornata della Liguria, verrà insegnato il dialetto nelle scuole liguri, pubblicati libri, promosse rassegne, dibattiti e persino rappresentazioni teatrali in dialetto. Siamo abbastanza vicini anche a Genova 2004 e per i liguri e per i genovesi quel momento importante dovrà anche interessare proprio la lingua, le nostre culture, le nostre tradizioni.
come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Oggi nelle scuole si insegna l'inglese, il francese, il tedesco, tante lingue, se c'è un minimo passaggio anche per la nostra lingua madre, quella vera, quella dei tempi che furono cosiddetta, credo che sia una cosa molto importante. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata. Presidente, che cosa risponde? Siamo totalmente in sintonia. Io ricordo che Genova è stata repubblica per centinaia di anni, quindi più che dialetto lo chiamerei proprio una lingua. Una lingua che stiamo cercando di riportare alla conoscenza dei nostri giovani, degli alunni, delle scuole. Non è facile evidentemente, ma certamente ci stiamo lavorando. Abbiamo costituito una commissione ad hoc proprio per la valorizzazione della lingua ligure e un concorso in tutte le scuole per riavvicinare i nostri giovani a questa bellissima tradizione che purtroppo si sta perdendo. Anche in casa mia, noi siamo una famiglia ligure, i miei genitori parlavano dialetto e io con i miei figli purtroppo oggi parlo italiano. E ma cambieremo. E a proposito di lingue locali, vediamo che cosa ha fatto l'amministrazione regionale veneta per salvaguardare una lingua ancora molto diffusa tra i suoi abitanti. Realizzare un sussidio didattico da mettere a disposizione delle scuole elementari e medie per integrare l'offerta formativa con programmi di approfondimento e ricerca sulla lingua, la storia e la cultura veneta. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa editoriale promossa dall'assessore regionale Ermanno Serraiotto. Noi veneti, un sussidiario particolare, perché la regione ha deciso di realizzarlo? È un sussidiario che va a coprire un buco importante nel progetto formativo nella nostra regione. Noi abbiamo 1000-1200 anni di storia del Veneto, spesso trascurati dai libri di storia, e quindi questo libro ha questo tassello importante che manca. Però all'interno del libro c'è anche una parte di linguistica collegata soprattutto alla lingua dei veneti, una lingua che ha una sua importanza, una sua storia, una sua lunga storia e che è diversificata nei territori. Noi non abbiamo una lingua unitaria in tutto il territorio. Dove ti va, Mineta? Cussi depressa, cussi de gala de buon umore. Qui siamo a Zero Branco in provincia di Treviso e stiamo per entrare nella scuola elementare Guglielmo Marconi per andare a vedere come viene utilizzato il primo sussidiario che si occupa di letteratura e cultura veneta. Oggi per la prima volta prendiamo in mano il nuovo sussidiario che è arrivato qualche giorno fa, che si intitola Noi Veneti. Voi vi ricordate quando eravate piccoli se anche a voi le vostre mamme, le vostre nonne recitavano delle filastrocche in dialetto? Io sì, mamma. E come mai in dialetto? Perché loro avevano le mamme che parlavano in dialetto. Perché per noi veneti, il dialetto non è una lingua che impara qualcuno, che parla solo qualcuno così se ne ha voglia. Per noi il dialetto è la lingua, si dice la lingua madre, cioè la lingua che le mamme, le nonne quando sono state mamme, le bisnonne quando furono mamme, insegnarono ai loro figli. Posto parte si del no, moian ponto, moian ponto. Din don, campanon, le campane del Bolon, le suonava di e notte, le buttava sulle porte, ma le porte le ghiera de ferro, volta a carta chiese un cappello. Dido, gli massa un impostor. Cosa te disi, coppo a... Tu conosci qualche filastrocca in dialetto veneto? No. A casa parlate il dialetto? No, ma con i miei cugini sì. Quando mio nonno mi deve dare il vino, io gli dico: tu mi dai un cosa di vino, però con acqua. Quando voglio sapere cosa c'è per cena, dico a mia mamma: cosa che c'è da mangiare?
Come vengono accolte queste nuove materie dagli alunni? Con entusiasmo, con riluttanza? Sì, beh, la materia viene accolta bene perché hanno alle spalle una... hanno dei genitori, hanno dei nonni e anche dei bisnonni che sentono ancora viva la loro storia, quindi la tramandano in modo personale, in modo anche con una motivazione affettiva che loro accolgono benissimo. Salvaguardare il dialetto è sicuramente importante, ma non dimentichiamo che è altrettanto importante imparare le lingue e imparare ad usare il computer. Cambiando argomento, Presidente, è vero che la Liguria è candidata ad ospitare la Coppa America? Sì, certamente, anche se purtroppo non saremo gli unici. E quindi, considerato anche l'enorme interesse che questa manifestazione avrà nel prossimo futuro, noi, approfittando del fatto che la Liguria ha diverse località che hanno delle condizioni ideali, ci siamo candidati ufficialmente con una delibera di giunta di 2 giorni fa ad ospitare questa manifestazione. Dicevo, delle caratteristiche che abbiamo, forse uniche, sono tanto la vicinanza dalla Svizzera e poi delle condizioni di vento ideali e soprattutto una ricettività, perché sarà una manifestazione molto, diciamo, visitata, molto vista, una ricettività unica probabilmente così vicino alla Svizzera. Ricordo anche purtroppo che ci saranno tante altre località che si candideranno e quindi non voglio creare facili attese, ma certamente la determinazione nostra sarà molto forte. Beh, in bocca al lupo. Presidente, grazie. Sappiamo che i suoi hobby sono il mare e la pesca. Riesce a trovare il tempo per dedicarsi? Guardi, purtroppo ormai il tempo è quasi del tutto assorbito da questa attività, d'altronde molto ripagante. Devo dire però che il mio hobby è quello, la voglia di pescare, di andare in mare è sempre intatta, anche perché facendolo meno, anzi addirittura la voglia aumenta. Riesco ancora qualche volta d'estate a fare qualche puntata di pesca e con ottimi risultati e devo dire in concorrenza con il mio collega presidente del Veneto Galan, che spesso, a cui spesso do dei consigli. Salutiamo ora il presidente della Regione Liguria, Sandro Biasotti, e grazie per aver partecipato al nostro programma. Ma prima di chiudere vogliamo rispondere ad una ragazza toscana che ci ha scritto perché non riesce a parlare con i suoi genitori dei suoi problemi sessuali e vorrebbe sapere da noi a chi si potrebbe rivolgere mantenendo l'anonimato. E noi abbiamo scoperto che ad Empoli esiste un consultorio online. Vediamo il servizio di Maria Antonietta Spadorcia. Eccolo l'Empoli in azione, per segnare un gol in una partita ancora più importante, quella dedicata a tutti gli adolescenti che giocano nel campo dei sentimenti, dei dubbi sui primi rapporti sessuali, delle paure inconfessabili anche a un medico. Per loro è nato un consultorio online. Psicologi, ginecologi ed esperti pronti a rispondere alle domande che arrivano ogni giorno per posta elettronica sul sito di Segnali di Fumo, collegato alla ASL. Come vi sentite come testimonial di un progetto così importante? Ma come ci sentiamo? Naturalmente siamo l'esempio per tanti ragazzi e questo è, penso che c'è un pizzico di responsabilità in più. Faremo questo giro delle scuole per cercare di dare una mano a questi giovani e siamo molto contenti. Non ho l'età. Adolescenti e ragazzi un po' più grandi, una mail per parlare, non senza qualche difficoltà, dei propri problemi. Sono una ragazza di 14 anni. Vorrei chiedervi... La risposta del consultorio è precisa, quasi sempre veloce. Bisogna aspettare al massimo 48 ore. Sto rispondendo a un'email arrivata da una ragazzina di 17 anni che chiede se
necessariamente devo informare i genitori della sua intenzione di prendere la pillola, perché gli creerebbe qualche problema, appunto. Molte delle nostre ragazzine ci rivolgono questo tipo di domande perché hanno in qualche modo difficoltà all'inizio a comunicare alla famiglia, appunto, di aver iniziato ad avere rapporti sessuali, eccetera. Help, I need somebody. Dubbi semplici e problemi di salute più gravi. I giovani si fidano della rete. La Regione Toscana e il Comune di Empoli hanno voluto il consultorio online proprio per questo. L'idea è partita dal lavoro di squadra dei giovani amministratori di questo territorio, che sono sempre alla ricerca di un modo diverso di approcciare con le nuove generazioni e con le loro necessità di avere i servizi che servono per i giovani. Probabilmente i giovani, più i maschi che le ragazze, hanno difficoltà a parlare vis-à-vis con qualcuno, mettere in piazza i loro problemi, e quindi abbiamo detto: ma chissà che i giovani, specialmente di oggi, che sono molto esperti nell'uso dei mezzi informatici, non preferiscano dialogare attraverso un mediatore, che questo mediatore è l'online. Termina qui Regioniamo, l'appuntamento è come al solito per sabato prossimo alla solita ora su Rai 2. E mi raccomando, da casa scrivete e telefonateci all'indirizzo e ai numeri di telefono che vedete in sovraimpressione. Arrivederci, vi aspetto.